Ehi Emmellin, bentornati su Martin Fantasyland e nello specifico bentornati finalmente nella mia cucina fantasy. Era davvero molto tempo che non ci mettevamo qua insieme a preparare qualche ricetta dai nostri mondi fantastici più amati e oggi ho voluto proprio ricominciare questa rubrica in occasione del giorno di San Valentino. Che voi lo festeggiate o che voi non lo festeggiate, comunque può essere uno spunto molto simpatico per preparare delle ricettine divertenti. Il mondo fantastico ci viene incontro in questo senso, soprattutto nei libri di Harry Potter. I fan più attenti si ricorderanno che in Harry Potter viene preparato proprio un filtro d'amore. Il suo nome è Amortensia. Eccolo qui, ed è severamente vietato dal Ministero della Magia, perché in realtà è sì una pozione d'amore, però è chiaro che l'amore non può essere assolutamente creato dal nulla. L'effetto di questa pozione in realtà è quello di creare una fortissima ossessione per qualcuno. La particolarità dell'amortensia è che cambia a seconda della persona che ha di fronte. Per ognuno prenderà l'odore di alcune delle cose che amiamo di più al mondo. Prima di andare a elencarvi tutti gli ingredienti necessari per preparare l'amortensia, andiamo a leggere il brano tratto da Harry Potter e il Principe Mezzosangue, in cui appunto i nostri eroi vanno a preparare l'amortensia durante una lezione di pozioni. Sì, mia cara, chiese Lumacorno piuttosto sorpreso quando la mano d'Ermione si levò di nuovo in aria. È amortensia! Lo è! Sembra quasi sciocco chiederlo, continuò Lumacorno, decisamente colpito, ma immagino che tu sappia che effetti ha. È il filtro d'amore più potente del mondo, rispose Ermione. Esatto, l'hai riconosciuta, immagino dalla sua tipica luminosità madreperlacea. E dal vapore che sale in caratteristiche spirali, proseguì Ermione con entusiasmo, e dovrebbe avere un odore diverso per ciascuno di noi, a secondo di ciò che ci attrae di più. E io sento aroma di erba appena tagliata, e pergamena nuova, e... Ma arrossì e non finì la frase. L'amortensia non crea veramente amore, è ovvio. È impossibile confezionare o imitare l'amore. No, si limita a provocare una potente infatuazione e ossessione. Probabilmente è la pozione più pericolosa e potente in tutta questa stanza. Oh sì, ribadì annuendo grave verso Malfoy e Not, che ostentavano una smorfia scettica. Quando avrete vissuto a lungo quanto me, non sottovaluterete la potenza di un amore ossessivo. E adesso è ora di metterci al lavoro. Prima di tutto abbiamo bisogno di un sorbetto a lampone. Ho fatto grandissima fatica a trovare questo sorbetto. Questo qui è della marca Grom, senza fare pubblicità, per carità, però è l'unico che ho trovato al lampone. Se aveste difficoltà come me a trovarlo, potete sostituirlo con qualcosa che comunque abbia un colore rosa molto acceso, quindi ad esempio la fragola, anche il gelato se non avete possibilità di trovare il sorbetto. Poi abbiamo bisogno di gelato alla panna, poi gli ultimi nostri due ingredienti sono della limonata e dell'acqua tonica che io ho messo in questi bicchieri. Mi raccomando, tirate fuori i due gelati un po' prima di iniziare a preparare questa ricetta, perché altrimenti saranno troppo duri e non andranno a mescolarsi bene con gli altri ingredienti. Adesso dobbiamo soltanto prendere un bel calderone, buttare tutto dentro e mescolare per creare l'amortensia. Adesso è giunto il momento di mettere in atto le vostre doti di pozionisti, armarvi di frustino e mescolare fino a che non sarà tutto ben amalgamato. Se vediamo che il colore non è abbastanza rosa o che il sapore non è abbastanza dolce, andiamo ad aggiungere il sorbetto di lampone. Se lo volete invece dal sapore più dolce, al posto del gelato alla panna, potete tranquillamente utilizzare del gelato alla vaniglia. Adesso continuiamo a mescolare. Benissimo Mellin, a questo punto abbiamo il nostro composto rosato e andiamo a inserirla in una boccetta di vetro che io sono andata a decorare con l'etichetta della pozione che ho scaricato tranquillamente da internet e incollato sulla mia bottiglia di vetro. Per aiutarvi in questa operazione vi consiglio di utilizzare un imbuto, così non andrete a spargere la pozione d'amore in tutta la cucina. Qua Mellin, al termine della nostra operazione, questo è il risultato della bottiglietta piena di pozione e adesso avrete la vostra amortensia fatta in casa. Non sarebbe il nostro programma di cucina fantastica se non fosse seguito da un assaggio, quindi vado a stappare
la mortensia e avversarla nel bicchierino. Come ci siamo detti all'inizio, la mortensia assume un odore diverso a seconda delle persone che ha davanti. Dovrebbe quindi odorare delle cose che amate di più al mondo, quindi andiamo a scoprire di che cosa odora per me la mortensia. Dunque, se dovessi preparare la vera mortensia, per me avrebbe diversi odori e tra questi ci sarebbe l'odore del bosco, l'odore della carta dei libri, l'odore della terra dopo che ha piovuto e l'odore del dopo barba del mio fidanzato. Adesso quindi non ci rimane che assaggiare la mortensia. Diciamo che fondamentalmente questa ricetta non è particolarmente buona, però è davvero molto scenica e di base non è niente più che una limonata colorata e corretta da un po' di gelato. Però devo dire che è molto carina, soprattutto se, non lo so, avete voglia di fare un party a tema Harry Potter oppure volete festeggiare il vostro compleanno mettendo le varie pozioni di Harry Potter. Questa potrebbe essere un'idea per presentare la mortensia e bere qualcosa che comunque non vi avvelena. Benissimo Mellin, questa era la mia proposta per preparare la mortensia. Spero che questo video vi abbia divertito e vi sia piaciuto e se organizzerete un party a tema Harry Potter usando questa ricetta, mi raccomando fatemelo sapere. Sono curiosissima di sapere per voi che odore prenderebbe la mortensia. Scrivetemele tutte qua sotto nei commenti così possiamo scambiarci le nostre pozioni amorose. Vi ringrazio ancora una volta per avermi seguito e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale così potete rimanere collegati e sapere tutte le novità e tutti i nuovi video che carico. Vi mando un grande bacio e fino al prossimo video, Namarie!